Un Manfredonia con poche idee in avanti e qualche errore di troppo in difesa esce sconfitto dal Miramare alla prima di campionato con il Potenza. Dopo i primi minuti dove le squadre si sono studiate e il Manfredonia a rendersi pericoloso per la prima volta. Al 15° la porta passa a Vicedomini che tira ma la palla termina di poco a lato. 26° minuto Romito cambia gioco per Coccia sulla destra che taglia per Malcore sotto porta ma conclude male. 35° si vede il Potenza, Pepe per Todino, la palla termina fuori alla sinistra di Tarolli. 39° minuto e Coccia a rendersi pericoloso in area, Potentina tira sicuro ma Sutalo para. 42° la porta in area vede il portiere ospite poco fuori dai pali e con un tiro preciso alla sinistra del portiere ospite colpisce il palo. Ad inizio ripresa doppia sostituzione per il Manfredonia, fuori Rao e Castri, dentro Pellegrino e Calderaro. E subito ad inizio ripresa al 4° il Potenza ha una ghiotta occasione, Romeo sbaglia un disimpegno in difesa e consegna la palla a Pepe. L'attaccante ospite si trova solo di fronte a Tarolli, tira ma il portiere Sipuntino si supera e manda la palla in angolo. 14° Calderaro scende dalla destra, entra in area ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa. 23° minuto, angolo alla sinistra della porta difesa da Tarolli, Villa elude la marcatura di Coccia e di testa segna il gol del vantaggio potentino. 29° minuto, palla in area per Malcore che serve Bozzi. Il tiro dell'attaccante Sipuntino, entrato pochi minuti prima al posto di Coccia, viene parato dal portiere potentino. 39° Esposito crea scompiglio nella difesa del Manfredonia, si libera per il tiro ma la palla viene messa in angolo. Non succede più nulla fino al 50° quando il signor Pascarella di Nocera Inferiore decreta la fine della gara. Manfredonia 0, Potenza 1.